Bene, torniamo in diretta nella concitazione, nella frenesia dell'inizio, arriviamo sempre agli ultimissimi secondi, ci siamo dimenticati chiaramente di darvi qualche informazione, ecco lì i numeri in sovraimpressione, 328 16 95 163 per eventuali sms, 06 98 54 165 per eventuali contatti telefonici. Gabriele, io ho problemi visivi, per quanto riguarda lo streaming invece, lo rimettiamo per cortesia, per quanto riguarda lo streaming è cambiato qualcosa da questa sera? Gabriele, dai comunicazione di qual è lo streaming per seguirci. livestream.com/YoungTV Nettuno. Nettuno, sì. Ok, allora, teniamolo ancora qualche secondo. Matteo Patti, io ho l'abitudine, la consuetudine, insomma, di far fare, sai, da piccolini noi, tempi remoti, si giocava con gli album, con le figurine, eccetera. Oggi giocano con le PlayStation, con i telefonini. Noi facevamo le figurine Panini e allora vogliamo anche la figurina Panini di Matteo Patti. Matteo Patti che è classe 1998 e che praticamente ha tutta una carriera ancora davanti. Se ho detto qualcosa di inesatto, Matteo, puoi anche correggermi, No, no, sono dell'84. eh? Ti dichiari vecchio allora. E beh, 30 anni, io tra un mese ne faccio 31. Quindi no, vecchio no, assolutamente. Anzi, ancora mi diverto. Penso che non potrei fare a meno del calcio, quindi penso di avere diversi anni ancora davanti. Allora, Matteo, figurino Panini, dove ha iniziato la sua carriera Matteo Patti? Ah, questo intendevi, Nocciola qualche società No, ho importante, io iniziato so con il. anche di una presenza, credo di ricordare, in Coppa UEFA, Sì, eh? Con il Grifone. sì. Sì, ho iniziato con il Perugia, fino ad arrivare alla prima squadra dove ho esordito in Coppa UEFA. E poi, dopo il fallimento del Perugia, sono passato all'Aprilia e da là è iniziata, diciamo, la mia carriera nelle prime squadre di Serie D e Serie C. Fatta Aprilia, Frascati, Anzio, Lavinio, adesso mi ricordo Casertana, Avellino, Brindisi, Ancona, Aspetta, il adesso non mi punto più ricordo. basso invece della tua carriera qual è stato, Matteo? Il punto più basso, aspetta, scusa, forse mi sono spiegato male. Il punto più basso nel senso di categoria. No, sono fatto Serie D, quindi. Non sei sceso mai al di sotto della Serie D? Forse all'Aquila, l'Aquila mi sa. Sono retrocesso in Serie D con l'Anzio Lavinio. Sì. Beh, Stanzio Lavigno, quando si toccano i punti più bassi, chissà perché, Francesco. Quest'anno è troppo facile. Saranno troppo Beh, anche facile. quando c'era stato Matteo Patti ad Anzio, era il primo anno che Anzio faceva la Serie D, per cui era tutto nuovo. Quell'anno, se non ricordo Avevamo male, anche una buona squadra, dai, quella è stata colpa nostra, non Ma sono colpa. passati 35 giocatori, 40 giocatori Sì. quell'anno. A dicembre c'è stato un viavai di giocatori che forse è stato pure quello che ha inciso sul rendimento. Ah, Oh, Bruno comunque, è cattivo. sì, anche peggio. Matteo, il calciatore più forte che hai incontrato in questa stagione? Allora, come nome sicuramente Miccoli per la carriera che ha fatto, però non ha rispecchiato in campo quello che è stata la sua carriera. Quello che più mi è piaciuto come per forza fisica è Eusebi, che se non sbaglio è di Roma. Basta, questi dai. Poi vabbè, Caturano è un ottimo giocatore, Iemmello, Cavallaro del Foggia. No, ci sono tanti giocatori forti quest'anno. Matteo Patti che resterà, scusami Giorgio, Matteo Patti che resterà a Martina Franca o che riceverà anche, è disposto a ricevere anche altre proposte? No, assolutamente. Non... È normale che uno valuta tutto, però spero di avvicinarmi a casa, che in questo caso casa mia è qua vicino, e quindi se qualcuno è Una delle due disposto ad lupe. accettarmi, no. Vediamo di mettere in sovraimpressione anche una bella foto che abbiamo qui sul computer.
relativa, beh, diciamo qui forse avevi qualche mese di meno, Matteo. Sì, questo è 4-5 anni fa, appena svegliato più che altro. C'è tutta la sua carriera, vediamo qualche squadra. Vediamo se ha dimenticato qualche squadra. Sì, perché sono tante, mamma mia, ragazzi, guardate che roba. Diciamo che è con lì il punto più basso, Anzio Lavigno. Poi fortunatamente ha cominciato a risalire, però il desiderio di riavvicinarsi a casa di Matteo Patti è tanto elevato che prende in considerazione ancora proposte dell'Anzio Lavigno anche, giusto Matteo? Sì, per amore della famiglia. Assolutamente, va bene, abbiamo finito di scherzare e allora passiamo a temi più seri. Sì, Giorgio. Scusa Bruno, a chiudere sulla Lega Pro, in grande forma la Casertana perché sono 4 vittorie nelle ultime 5 partite, ma 3 vittorie in una settimana e nel prossimo turno comunque si giocherà oramai per la gloria, comunque Lupa Roma che vuole finire bene la stagione, Lupa Roma avversa Normanna, poi abbiamo un Casertana Savoglia, un Juve Stabia Vigor Lamezia, poi un derby un po' malinconico Regina Catanzaro, Nuovo Cosenza contro Benevento e abbiamo Messina Salernitana. La Lupa Roma, Bruno, ci tiene in queste ultime due partite con l'Aversa ad Aprilia e col Catanzaro fuori casa in Calabria a battere anche il record dei punti dell'andata. 22 sono quelli del girone d'andata, per il momento sono 18, vediamo se riuscirà in queste ultime due partite a fare meglio che nel girone d'andata o ad eguagliare il numero di punti del girone d'andata. E chiudiamo con una domanda provocatoria, semi-provocatoria, a Matteo Patti, il discorso sulla Lega, però Matteo Patti farebbe salti di gioia se lo chiamasse la Lupa Roma o non lo prenderebbe in considerazione? È normale, sarei strafelice, ma più che altro per l'organizzazione che hanno. So che il presidente è una persona eccezionale che non fa mancare niente a nessuno, anzi, è uno che cerca di unire il gruppo e portare avanti gli obiettivi che si prefigge. Domanda secca, Matteo: ti cerca il Lecce, la Salernitana in B o la Lupa Roma? Cosa fa Matteo Patti? Mamma mia, no, vabbè, è normale che si valuta, non sono uno che fa il ruffiano, quindi sarebbe facile dire Lupa Roma, però è anche giusto che se passano dei treni importanti uno li valuta, poi bisogna vedere cosa c'è sul piatto della bilancia, mette anche la famiglia e quindi si vedrà, intanto speriamo che chiami qualcuno, poi li valutiamo. Va benissimo, dovrebbe esserci un SMS, Gabriele? È sempre per Patti, chiedono in chiave mercato dove sarebbe andato se non fosse andato al Martina Franca la scorsa estate. Ma, a gennaio avevo avuto qualche contatto sia con la Lupa che con la Versa, però il Martina non mi ha lasciato andare via. Se non fossi andato al Martina Franca, in quel momento mi stavo allenando con il Cinzia e probabilmente se non fosse venuta fuori Martina Franca credo che sarei andato là. Cioè, e questo forse la provenienza l'abbiamo capita, no. La provenienza di questo messaggio. Bene, torniamo in studio. C'è poi anche un altro messaggio. Vai. Dedicato a Sandro Pocheschi. Un po' polemico. È una poesia. Non è una poesia. Avevi detto che battevi la Lupa, ma come sempre fai solo chiacchiere. Forse ora che cominci a vincere qualche campionato invece di parlare troppo. La pecora fa bene e la lupa se la mangia. Buonasera a tutti, Marco. La pecora fa bene e la lupa se la mangia. Beh, questo è un accostamento che ci fa sorridere, perché chiaramente insomma all'amico Sandro Pocheschi auguriamo di vincere il campionato, magari. Vabbè, comunque Bruno, c'è comunque da dire che ieri il Fondi se l'è giocata non alla pari, anzi forse anche qualcosa di più, quindi non penso che ci abbiamo da recriminare più di tanto. Abbiamo avuto molte occasioni per poter vincere la partita e non siamo stati bravi nel poterlo fare, però penso che comunque abbiamo dimostrato che non siamo comunque inferiori, ma abbiamo incontrato comunque una grandissima squadra.
Bruno, l'unico rammarico a mio avviso è che questo progetto è nato già a campionato in corso dell'Unicusano Fondi. Se fosse nato, anche se coi secco in mano non si fa il calcio, la scorsa estate, probabilmente avremmo visto almeno un Fondi da playoff, probabilmente. Poi sono i discorsi sempre che lascio sempre un punto interrogativo, Bruno. Bene, vogliamo sentire anche, diciamo, il commento sul campionato di Serie D di Lorenzo Prezioso, preparatore dei portieri. Allora, Lorenzo, ieri può essere anche successo, anzi è successo, come ha detto Ciribli, che era in campo, che insomma le forze si sono equivalse, ma è che forse la Fondi ha giocato in qualche tratto della gara anche meglio, però il campionato ha detto che la Lupa Castelli ha messo insieme un bottino di punti esorbitante, esagerato, ha vinto alla lunga, alla grande, proprio per distacco. Il commento di Lorenzo Prezioso su questo campionato di Serie D, girone G, qual è? Ma io, per quanto riguarda la partita specifica di domenica scorsa, non l'ho vista, quindi non so, magari poter dare un giudizio. Però ogni partita fa sé, comunque c'è da dire che la squadra della Lupa Castelli Romani è una corazzata, quindi potrebbe anche essere capitato che magari siano stati leggermente sotto tono, però insomma nulla da rimproverare alla Lupa Castelli, che comunque rimane un'ottima squadra. La squadra dominatrice in senso assoluto di questo campionato. E allora noi partiamo appunto con le immagini di Unicusano Fondi Lupa Castelli. Magari le precediamo, regia, se siamo d'accordo, con una carrellata di foto che abbiamo messo insieme, anche qualche foto spiritosa. Ringraziamo anche Giorgio Attolico, che praticamente ieri si è cimentato anche nelle vesti di fotografo, oltre che in quelle di inviato speciale e di giornalista. E allora, per dare, diciamo, anche il giusto omaggio a Giorgio, io partirei dalla fotografia numero 7. Se siamo pronti, regia, foto numero 7 sul nostro display. Eccola qui. Allora, la domanda che possiamo fare a Giorgio Attolico è questa. Giorgio, ma noi ti vediamo sempre vestito in maniera oxfordiana, in maniera inappuntabile, ti vediamo sempre praticamente... Come mai quell'abbigliamento, come si dice, casual? Sì, è perché ieri è successo un episodio che ho anche detto alla radio, che ha ricordato un po' lo scudetto del Milan di Sacchi. Mettiamolo nel riquadro, Giorgio Attolico, Lo scudetto dell'88 del Milan di Sacchi, quando l'inviato famosissimo di 90° minuto Gianni Vasino è stato, diciamo, bagnato dalla squadra del Milan negli spogliatoi. Ieri mi è capitata la stessa cosa. Mi è finito arrivare un secchio dai giocatori della Lupa Castelli dopo la vittoria, io mi ero già attrezzato. Ti ho portato il cambio. Esattamente. Ti è rivestito così, insomma. Assolutamente. Comunque, io ho citato quell'episodio, come anche mi ricordo Giampiero Galeazzi quando vinse la Roma lo scudetto nell'83. Erano altri tempi dove i giornalisti, pensate, potevano anche andare negli spogliatoi a quei tempi a fare la festa. Adesso ci sono delle regole, soprattutto la fanno la festa. Comunque è stata una bellissima avventura ieri, veramente una squadra che è stata in testa dall'inizio, che ieri ha dimostrato di saper vincere pur soffrendo, e alla fine grandi meriti a tutte e tre i tecnici, perché comunque non dimentico il lavoro svolto anche da Gagliarducci, da Puzzo, da Giorgio Galluzzo, ma soprattutto ha dimostrato di essere quest'anno una grande squadra. E ieri, comunque, Bruno, tornando al tuo discorso, mi ero attrezzato, perché già con l'Isola Liri non era avvenuto questa festa, però era già difficile che avvenisse domenica scorsa, perché la Viterbese giocava in casa col Palestrina. Invece ieri mi ero attrezzato prima, perché è avvenuto poi il famoso gavettone. Diciamo che normalmente, perlomeno ai miei tempi, la gente la domenica si vestiva bene, così si diceva, le mamme dicevano ai figli: vestiti bene oggi, la domenica devi andare a messa, devi andare eccetera. Giorgio Attolico si veste bene durante i giorni feriali e la domenica indossa abiti rurali. Ma solo questa volta, Bruno, perché l'ha prevista. Abbiamo scoperto anche perché. E allora partiamo, Unicusano Fondi, Lupa Castelli Romani. Abbiamo fatto una grandissima partita contro la squadra che ha vinto il campionato, l'abbiamo messa sotto per tutto il primo tempo, un grandissimo portiere e forse un po' imprecisi noi davanti, abbiamo avuto quattro palle gol, quindi
sono fiero di questa squadra, ha fatto un grandissimo girone di ritorno, oggi anche ha dimostrato come l'aveva dimostrato ad Olbia, però poi le partite le vincono gli altri. Complimenti alla Lupa Castelli che ha vinto questo campionato meritatamente. Noi, come giusto che abbiamo fatto la partita della vita, perché è giusto che facciamo la partita della vita, non ci siamo riusciti, ma noi giochiamo per il nostro obiettivo, loro giocano per il loro. Questi ragazzi già l'anno scorso hanno fatto qualcosa di eccezionale con la stessa presidenza, chiaramente con un altro allenatore che ha fatto qualcosa di eccezionale lui l'anno scorso. Quest'anno questa squadra si è ripetuta. Io posso solo fare i complimenti ai ragazzi, perché no, posso tornare. A volte sento dire che la Viterbese ha perso il campionato, ma forse perché ha trovato sulla sua strada una Lupa incredibile, che ha perso solo una partita, che penso come numeri, non, i numeri parlano chiaro, non parlano mai a caso, e quindi penso di fare un ringraziamento eccezionale a questi ragazzi che a me hanno dato tantissimo. Peppe Siglari, seconda vittoria per te nel campionato di Serie D, trionfo della Lupa Castelli Romani, hai messo il sigillo sul secondo gol, volevate 3 punti, li avete ottenuti al purificato di fondi. Sì, volevamo i 3 punti, volevamo la vittoria, volevamo questo campionato, l'abbiamo ottenuto qui a Fondi. Con una partita difficile, perché comunque loro ci hanno messo parecchio filo da torcere, siamo stati bravi a soffrire, però penso che per vincere bisogna anche saper soffrire. Questa squadra l'ha dimostrato tutto l'anno, dall'inizio fino ad oggi, e secondo me questo è il merito per tutto quello che abbiamo fatto. Bene, torniamo in studio. Diamo ancora omaggio ai campioni della Serie D con questa piccola carrellata di fotografie che avevamo messo insieme per cortesia. Eccole qui, questo presidente Virzi, precedentemente era il direttore sportivo Piero Rosato. E c'è questa, restiamo un attimo su questa foto, questa è l'immagine che forse fotografa meglio la stagione della Lupa Castelli Romani. Io quando ho visto questa foto, praticamente il significato per me è stato: noi siamo molto in alto, siamo più in alto di tutti, siamo arrivati veramente, Bruno, a toccare il cielo con un dito. Sì. Su sta foto, perché questo lì c'è Emanuele Mancini, poi c'è De Vescovi, però questa secondo me rende molto la forza di sta squadra, è stato proprio questo, è stato un gruppo di amici compatti. Ieri c'è stata una giornata un po' nera per calcio, problematiche, Torino, sono sempre un po' gli scontri. Io credo che loro hanno scritto la storia e abbiano dimostrato ai tanti menestrelli che vanno in giro per il calcio che un gruppo di amici, coesi, uniti, con una società che ha lavorato col basso profilo, non si è mai esposta a polemiche, non si è mai esposta a contrapposizioni mediatiche. Però questa foto dimostra il gruppo, perché Emanuele Mancini, che mi piace definire un grande uomo, è un grande calciatore, si è fatto male al ginocchio, operato, rientrato, si è fatto male all'altro ginocchio, però la squadra a fine partita ieri gli ha tributato un grande saluto, c'è solo un capitano, e Emanuele ha fatto sempre la sua presenza in tribuna, ogni partita è stato lì, è un uomo che ha sempre la parola giusta al momento giusto, mai sopra le righe, e credo che sia una vittoria anche sua. Poi ripeto, ho sentito tante chiacchiere durante l'anno, all'inizio dell'anno, la Lupa, non la Lupa. I ragazzi dimostrano già in precampionato, perché tutti si dimenticano che in precampionato loro vinsero 5-0 con l'Acropoli. L'Acropoli è seconda o terza al girone dell'Acragas, e già lì i ragazzi dimostrarono. Poi penso alla partita che gli fa fare il salto di qualità, sta a Terracina, perdono 2-0 quando il Terracina ancora è una squadra recente, non entro 3-2, però quello io li conosco quasi tutti, anzi devo dire tutti, e penso che la loro forza sia stato proprio il gruppo. Perché è la società che li ha tenuti, quindi i vari Ciccio De Vescovi, Ferrari, lo stesso Marco Bevilacqua, quindi o il magazziniere Dino, poi ne scordo qualcuno, però credo che siano veramente, hanno scritto un pezzo di storia, nessuno può eguagliare quello che ha fatto la Lupa, una società fondata 2 anni fa, una sera, il presidente Virzi decise di ricominciare dall'eccellenza dopo la fase a Genzano, è un bar, un pub, un gruppo di pazzi deciso, ripartiamo con l'eccellenza, e quindi credo che sia un merito anche per i ragazzi che l'anno scorso hanno vinto l'eccellenza, penso sono tutti contenti perché so che si sono mandati messaggi, quindi un momento emozionante pure per me perché li conosco tutti, poi ho vissuto l'anno scorso eccellenza a Toscari, quest'anno mi giocano a 1 chilometro dal campo, quindi volevo fare i complimenti a tutti, nessuno escluso, grazie.
Bene, Pepito, chiaramente c'è però, lo dico per far preoccupare il presidente Virgi, soprattutto, glielo ripeteremo anche lunedì prossimo, c'è purtroppo un proverbio, caro Pepito, che dice non c'è due senza tre. C'è due senza tre, la Lega Pro a livello della tensione si alzerà notevolmente, credo, però conoscendo il presidente Virgi, Rosato, lo staff, i ragazzi… hanno grande ambizione, non dimentichiamoci che questa è una squadra che ha perso solo una partita dalla sua fondazione col San Cesare, quindi questi sono abituati, hanno una mentalità eccezionale, vincente, cioè questi se fanno l'amichevole fra di loro non ci stanno a perdere, quindi io credo che molto abbia fatto la voglia di molti, non voglio citare giocatori, però molti non hanno fatto, non hanno valutato tante cose, perché se faccio dei nomi, dallo stesso Colantoni che ho visto prima in foto, che ha desiderato dall'inizio, da quest'estate, che con i suoi post su Facebook fomentava il gruppo, ma lo stesso Matteo De Gol che nei professionisti c'è stato, è stato rimandato indietro e se le riguardano sul campo, lo stesso Peppe Siglari, lo stesso Noman, che è stato all'inizio, sembrava l'oggetto misterioso, no, ma chi è? Ha fatto 20 gol, ma tutti i resti. E poi la batteria degli under, permetti di dire che la Lupa ha puntato gli under, li ha scelti, li ha voluti, li ha confermati, come il caso dei Cordini, puntando tutto su Tassi, ma lo stesso Mazzei che era stato corteggiato dalla Lupa Roma, e poi c'è tutti gli altri. A dicembre poi ne è stato 3 o 4 giocatori fondamentali, perché la cava, Barone, Petta dietro, lo stesso Tanasi Kosova al 95 ha fatto la differenza, e poi cioè, si sono confermati Michele Boldrini, giocatore dal grande passato, poi non mo, qualcuno si offenderà, ma io penso siano stati tutti importanti, fondamentali, quindi sì, assolutamente, sì. Assolutamente non si fanno graduatorie, ne ho fatti un po', no, sono tutti importanti, nessuno, facciamo è stato il gruppo a vincere il campionato. Volevo solo aggiungere, sì. Bruno, brevemente quello che ha detto Pepito, anche un titolo vinto che non è da tutte le squadre, soprattutto la grandezza del gruppo lo dimostra, anche perché sono cambiati comunque nel bene e nel male 3 allenatori dall'estate, cioè Gagliarducci comunque, diciamo che il campionato ha solo fatto un turno di Coppa Italia pur avendo fatto la preparazione, a puzzo 6 vittorie e 2 pareggi nelle prime 8 giornate, e poi è arrivato Giorgio Galluzzo che ha completato l'opera. Sicuramente anche in questo caso ha contato molto la forza del gruppo. Pepito, non ti distrarre, ma in che ruolo gioca quell'atleta che è lì a destra della forza? Allora, quello è credo sia uno dei segreti, perché Ciccio De Vescovi penso che sia stato parte integrante del gruppo, praticamente è il 12° della Lupa Castelli. È un tornante. I ragazzi stravedono per lui. Credo sia una persona che veramente, ecco, le società si basano anche su queste cose. Quando prima il mister parla di dirigenza, si parla di queste persone che gratuitamente, per passione, danno un apporto umano fondamentale. Penso che Ciccio, ma lo stesso Andrea Icardi, che non si è perso una partita, il papà di Simone, ha fatto le trasferte da solo, prendendo cioè, con la nave. La Lupa è una famiglia, quelle che le altre squadre non sono state, capito? Domanda, però, Pepito, Ciccio De Vescovi, diciamo, al fisico del velocista sulla fascia, o ma no? Ciccio in passato è stato un grande ex lottatore, poi calciatore, insomma, cioè, se tu vedi le sue foto su Facebook rimani allibito, perché era veramente, no, Ciccio credo sia una persona veramente, un grande applauso a lui perché umanamente top. Benissimo, qualche messaggio Gabriele? Un abbraccio a Bruno e Francesco e un bacio a Pepito Schiraldi che tra un po' non entra più nella sedia. Lo sai che ti voglio bene, Tommaso Gamboni. Grazie. Ce n'è qualcun altro? No, li sto raccogliendo. Poi. Li stai raccogliendo, ti stai distraendo, che stai vedendo invece di fare, di produrre, stai guardando qualche sito strano? No. Bene, signori, allora, un commento rapidissimo, abbiamo un minuto. Fabio Fratena, guarda bene il timer. Allora, cosa ha detto il campionato di Serie D secondo Fabio Fratena? Ma ha detto che secondo me c'è stata una squadra soltanto che ha dimostrato tutto il suo valore, poi conoscendo pure i giocatori che ne fanno parte, io l'ho vista all'inizio e ho visto anche la Viterbese, ero super convinto che la Lupa avrebbe vinto il campionato, così ha fatto, giocatori di esperienza che avevano vinto campionati da altre parti e ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata. Benissimo, rapidissimo anche Francesco Cenci, 15 secondi Francesco. Sì, ha vinto la formazione più forte, quella che ha avuto il gruppo migliore, soprattutto un gruppo fatto da giocatori di grande carattere, perché tante sono state partite che la Lupa Roma, la Lupa Castelli Romani era andata sotto in svantaggio e poi
ha vinto, come ha detto prima, ha vinto a Terracina, ha vinto anche con l'Anzio Lavigno, con l'Ostia Mare di recente, e anche con la Viterbese nel recupero è andata sotto e poi ha pareggiato in quella che secondo me è quella che ha fatto la partita fondamentale del campionato. Bene, linea alla regia.